Stavo cercando di capire cosa potevamo portare a casa da tutto questo sfavillante. Sono molte cose molto interessanti. Provo a fare un piccolo riassunto che lo faccio per me. Il punto di partenza è stato anche proprio cronologicamente l'intervento di Salmon. Salmon dice una cosa che mi sembra che sia largamente condivisa da tutti qua, con delle sfumature, ma insomma sostanzialmente. Cioè dice effettivamente. Se dobbiamo guardare al presente, oggi quello che accade è uno scontro tra narrazioni, non tanto tra ideologie, non tanto fra ragionamenti, perfino forse nemmeno fra forze o grandi potenze economiche e politiche, ma è un confronto tra storie e collettivamente si decide di aderire a una storia piuttosto che a un'altra. Questa adesione genera delle conseguenze. Noi possiamo semplificare in questo modo: nel momento in cui noi aderiamo con particolare entusiasmo e immediatezza a una narrazione che dice sta per scoppiare la guerra, noi faremo scoppiare la guerra. Quindi c'è un incrocio fra cause, diciamo, ed effetti. Allora, più o meno mi sembra che questa è una cosa che noi abbiamo rilevato nel presente tutti quanti. E la stiamo ovviamente prendendo su di noi come dire, beh, questo è il nostro presente, quindi intanto muoviamoci così perché così bisogna muoversi. E qua incomincia forse il lavoro che bisogna fare oggi, deduco da tutto quello che ho sentito. E sempre Salmon insegna in certo modo. Il libro di Salmon è contro lo storytelling, diciamolo chiaramente. Lui dice, noi funzioniamo così, ma attenzione, attenzione, perché i rischi di questo sistema sono enormi. Poi fa molti distinguo, eccetera. E lì, quando io ho letto il libro, quando ho incontrato lui, naturalmente, insomma, lo trovo stimolante, capisco che il punto è quello, che oggi il punto è quello, e dopodiché, su molte cose la pensiamo differentemente, ma insomma, capisco che lui ha messo il mirino del punto giusto. Dobbiamo ammettere che questa scelta, questa adesione alla centralità della narrazione, in quasi tutti i gesti che noi facciamo, sta diventando qualcosa di talmente massiccio da diventare rischioso. È il punto di crisi, quello è quello che noi dobbiamo vedere. Allora provo a dire qual è almeno il campo di questo rischio. La narrazione, quando interviene in sostituzione di altri resoconti del vero, fa perdere a tutti noi collettivamente un coefficiente di precisione. Mi colpiva la micronarrazione fantastica che stava dietro la vendita delle azioni dell'ENI, restituiamo a l'ENI la sua indipendenza. Beh, insomma, non bisogna essere un manager o uno che lavora in borsa per capire che è semplificatoria. Poi si è rivelata anche falsa in un certo modo perché poi non l'abbiamo fatto. Quindi, insomma, pericoloso. D'altra parte, però, vedete come confezionato così. Una molteplicità, lasciando dei pezzi da parte, semplificando qui, tirando di là, diventa un oggetto così solido che tu lo tiri e quello tan, 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 rimbalza con una velocità impressionante. Quindi noi, quando optiamo per la narrazione, cosa facciamo? Proprio istintivamente. Accettiamo di perdere una complessità che era reale in cambio di una velocità, di una capacità di trasmissione. Facciamo un rapido conto e decidiamo che, boh, meglio così. Perché poi il risultato è poi quello che ci importa. Quindi la prima cosa che noi perdiamo è un reale dominio della complessità del reale. Okay? Le narrazioni sono, per loro natura, degli animali sintetici, cioè tra 10 elementi ne scelgono tre, oppure ne scelgono uno esterno che ne riassume o ne restituisce almeno sei. Diciamo, però sono sintesi e tendenzialmente, anzi molto più che tendenzialmente, la narrazione mette in linea sinteticamente degli elementi del reale. La narrazione è lineare, c'è poco da fare, non c'è altro modo, c'è quello. Capite che sia la vostra vita affettiva, la vita della vostra azienda o la situazione politica del vostro paese, naturalmente se voi lo traducete in storia, voi lo costringete in uno schema che è oggettivamente riduttivo. Lo capite questo? Perché lo facciamo? Perché siamo masochisti? Perché
per una forma di pigrizia intellettuale, per una forma di autodistruzione collettiva, per una mancanza di intelligenza. No, io questo proprio non ho mai creduto che fosse così. E se penso agli anni, all'inizio degli anni 90, diciamo, anni in cui io mi sono trovato a scrivere libri che erano molto narrativi, quindi ritenuti in quel momento, per il galateo letterario del momento, poco più che intrattenimento, mi sono ritrovato a aprire una scuola di narrazione, che i genitori ci chiedevano: ma scusa, ma cosa insegnate? Cioè la categoria era proprio oscura, no? Mi sono trovato nei teatri a raccontare Rilke, Rossini, mi sono trovato in televisione a raccontare la musica, eccetera. E se penso cos'è che motivava questo mio istinto sempre a raccontare, qualsiasi cosa mi mettessero sotto il naso, io, trac, lo rigiravo in questa forma della narrazione, che inesorabilmente, come vi ho detto, era una forma di impoverimento, cioè una certa complessità veniva ridotta. Se mi chiedo perché, vedo un istinto in cui invece credo. Cioè, io reagivo a un sapere, diciamo, e anche, diciamo, a una sorta di status intellettuale, che era quello intorno a me, in cui sentivo la mancanza totale di necessità e di nesso con i desideri e i bisogni reali della gente, ma soprattutto miei. Vi faccio un esempio pratico. Io ho fatto le scuole negli anni 60 e ho incamerato una serie di nozioni impressionante. Non credo di aver mai, in tutti quegli anni, capito perché lo facevo. Nella scuola, adesso non lo so, ma allora ti venivano fornite molte cose che erano in realtà risposte a domande, ma le domande erano taciute. Studia la poesia. La poesia è bella, oh, è bella, guardi, vedi perché è bella, ma non c'era la domanda, non capivi perché quello doveva scrivere una poesia, e poi quindi così, in quel modo, c'era una totale scissione, no, fra scoprire qual è la domanda rispetto a una risposta è la prima cellula della narrazione. Appena tu ti fai accosti a una cosa che sai, la domanda. Ma noi ci comportiamo così, ma perché lo facciamo? Vedete che scatta già, curiosità, un thriller, no? Perché? Già, perché? Se invece la nozione ti viene data come una Bibbia da imparare, io la mia gioventù me la ricordo così. Era, perfino nella politica era tutto immobile e dato. I democristiani erano lì, nessuno si chiedeva, ma perché in questo paese proprio? Erano dei pilastri, non c'era nemmeno questa microcellula di narrazione che era da dove viene quello lì. Sapevi da dove veniva Andreotti? Andreotti era quella roba lì. Quindi l'istinto era quello di restituire una necessità, un senso, una vitalità, un nesso coi bisogni, un nesso coi desideri a tutto il patrimonio del sapere, anche di una certa elevatezza e nobiltà intellettuale. Non c'era. Io quando avevo 20 anni intorno a me questo non lo vedevo. L'istinto è quello di innescare un primo movimento di narrazione dove naturalmente noi cosa scarichiamo? Passioni, desiderio, attenzione, emozione, commozione. Cioè ti dà l'impressione che di nuovo il sapere c'entra con, no, le radici di te e non è semplicemente un protocollo che ti viene fornito. Quindi di per sé la reazione nella direzione della narrazione, troppe Z in questa frase per me, era, e continuo a pensare, è una reazione giusta. Perfino necessaria in certe curve del vivere collettivo. Sono passati 15 anni, parliamo pure di futuro, e io non posso non verificare che tutto ciò è stato fatto, che intorno a me c'è un mondo culturalmente, secondo me, più vivo, fanno meno le fighette e sono più ancorati alle domande vere del mondo e del tempo, e d'altra parte si sta affacciando una specie di ubriacatura della narrazione che ci sta portando ad andare un po' troppo lunghi in questo gesto. Prendete ad esempio l'incapacità che noi stiamo generando nella gente, l'incapacità a ragionare. Oggi chi prende la parola in un contesto pubblico, anche molto selezionato come il nostro, oppure la prende ad esempio sui giornali, se si limita a ragionare, è finito. Cioè, non hai una vera reale possibilità di penetrare nell'attenzione della gente. O ancora peggio, e molto più facilmente ed è quello che accade, la gente ti segue esattamente nel primo segmento del tuo ragionamento.
qualcuno ti segue fino al secondo, al terzo. Di fatto, spazi di ragionamento, cioè persone che non raccontino storie, ma espongano idee, pronuncino delle idee, nel nostro mondo sono ormai ridotti a piccolissimi spazi. Pensate a quello che con istinto infallibile fa la televisione, che laddove deve ospitare ragionamenti, ad esempio un dibattito fra due filosofi o un dibattito fra due politici, come sopperisce al fatto che trova molto pericoloso di mettere gente a pensare o a ragionare o a enunciare idee? Sopperisce con una struttura narrativa molto furba che è, mettiamone due che litigano, così almeno la storia c'è, cattivo contro il buono, dipende da chi c'è davanti alla televisione, il grasso contro il magro, e lì dentro riusciamo a far scivolare magari, no, un ragionamento, un'enunciazione di un'idea. Da qui il fatto che in televisione si va sostanzialmente a litigare quando il dibattito è delle idee, se non si va a raccontare. Pensate come abbiamo stretto lo spazio proprio dell'enunciazione delle idee e del confronto delle idee. Questo è uno dei corollari del nostro amore per la narrazione, che bisogna con molta calma, non c'è bisogno di drammatizzare, ma certo con molta calma bisognerà pur tenerne conto. E allora, naturalmente si affaccia in tutti noi, e questo io l'ho visto molto nel libro di Salmon, l'idea che possa esistere una, diciamo così, semplifico, una narrazione buona e una cattiva, diciamo così. Cioè che di per sé non bisogna rifiutare la narrazione, ma bisogna stare attenti alla narrazione che uccide e alla narrazione che fa vivere. Ecco, e qui già io e Salmon un po' ci distinguiamo, ma lì è il campo aperto di quello che abbiamo da pensare, diciamo. Io su questo vorrei dire due o tre cose che sono quelle su cui chiudo e che incontrano molte delle cose che ho sentito oggi. Allora, la prima che vorrei dire è questa. Se penso al momento di reazione al dominio della narrazione, più evidente, più chiaro e per noi occidentali più fondativo, penso, e mi rivolgo ai filosofi perché poi alla fine è così, penso alla reazione platonica, cioè di Platone, non Platone, la reazione di Platone all'educazione scolastica del suo tempo. E lui voleva dire una cosa e la disse, che era ora di smetterla che i loro figli imparassero le cose importanti imparando delle storie. Omero. Basta. Adesso cominciamo a dire cos'è il bene, cos'è il male, senza dover ricordare uno armato che va là, insomma, al western. Basta. Perché? Perché è una perdita di precisione, una perdita di presa surreale, no? No, la filosofia era nata già prima, ma certamente che si mette così solidamente nel centro del campo, lì. Cioè proprio come reazione al fanatismo per la narrazione. E uno lo può capire molto bene, no? Dice, vabbè, ma in effetti basta, perché sempre solo Iliade e Odissea, ma insomma, ecco, incominciamo a ragionare. Platone, d'altronde, deve, non una parte preponderante, ma una certa parte del suo successo, nel senso della sua forza, del suo peso specifico, al fatto di aver scelto una forma narrativa. I dialoghi socratici sono addirittura considerati l'aurora del romanzo. Però, insomma, lui per primo, poi cosa fece? Come la televisione. Cioè, dovendo enunciare delle idee, no? Mise in piedi un sistema che è parecchio narrativo, perché tu, adesso non è che sia mozzafiato un dialogo platonico, però insomma certo tu parteggi per uno, segui l'altro, dici, oh, ma che stronzata sta obiezione, Socrate è molto noioso, però insomma è lui, no? È il number one. Allora, vedete come la reazione, ma nel gesto che butta via la narrazione, il gesto ce l'ha dentro la narrazione. Se penso a cosa noi dovremmo fare, parlo per noi, nel senso soprattutto noi naturalmente autori, diciamo. Se penso a quello che noi dovremmo fare, ecco, penso a quel gesto, cioè al gesto che nel momento in cui dice, beh, adesso basta, adesso veramente basta, ma il gesto ha dentro qualcosa della memoria, di un carisma, di una forza, di una scelta fatta molto tempo prima e che continuiamo a voler fare, diciamo. Per cui, ad esempio, io cerco di giudicare la narrazione che più mi interessa e a staccarla dalla narrazione che trovo strumentale, di cui mi importa quasi nulla, dalla mia capacità di riconoscere questa specie di DNA all'interno di questo gesto. Prima cosa. Seconda cosa, le narrazioni da sempre, è vero, è da sempre che ci accompagnano, io su questo sono d'accordo, ma anche da sempre hanno questa doppia
questa doppia natura che ricordava anche Salmon quando parlava dei romanzi. Il grosso della narrazione, diciamo così, è conservativo, cioè pronuncia quello che è. Guardate, credetemi, e lo pronuncia in un modo per cui la gente può usarlo. Il grosso delle narrazioni sono fatte per questo. Pensate esattamente all'Iliade e all'Odissea. Tutta una civiltà, tutta un'enciclopedia collettiva riassunta in due storie, e l'oggetto è fantastico perché lo imparavano a memoria, te lo porti via, anche se arriva una pioggia di meteoriti, arrivano i barbari, tu ti porti via la storia, la cosa più semplice, ancora più semplice che portarsi via il violino e andare. La storia, no, è nella memoria collettiva. Quindi è un modo di riassumere un mondo e di confezionarlo in un prodotto che è tecnologicamente pazzesco. Non si distrugge, lo puoi continuare a conservare inalterato fin quanto vuoi, lo puoi mettere in tasca, lo puoi dire a tuo figlio, poi non dirglielo, lo puoi dire solo quando vuoi. Non ha difetti, diciamo. Ma l'istinto è conservativo. Cioè, il mondo è questo, io ho capito cosa fa, come funziona, lo voglio dire a mio figlio e uso la forma della storia. In certo modo, Leni, anche quando comunicava, dice: so come è fatto, glielo voglio comunicare nel modo più infrangibile. Capisci che lì non c'è resistenza. Se tu riesci a dirla la frase, restituiamo a Leni, è andata. Pensate, nulla lo può fucilare per strada, nemmeno il fatto di essere falso. E difatti, oggi noi assistiamo a molte narrazioni di questo tipo, su cui falsità e verità, boh, sono infrangibili. Questo è quello che conta. Ma accanto, come ricordava Salmon citando il Don Chisciotte e Madame Bovary, accanto a questo tipo di narrazione c'è un'altra narrazione che fa il gesto contrario. Cioè, la narrazione che raccontando sfascia il mondo. Non so se mi capite, non è che lo raccoglie e lo rende usabile, lo sfascia e lo rende inusabile. Buona parte delle narrazioni più raffinate, sofisticate che noi oggi ci portiamo dietro come nostro repertorio sono di questo tipo. La storia di Don Giovanni sfascia il mondo. Non lo tiene insieme così lo do a mio figlio. Non risolve niente la storia. La storia di Don Giovanni rimette in moto il mondo. Non lo rende in nessun modo tramandabile. Difatti siamo ancora lì che lo mettiamo in scena tutte le volte per capire dove diavolo riusciamo a chiuderla sta sfera. Non si chiude. Le grandi storie, i classici, quelli che Calvino diceva, sono quelle robe lì, molto, molto Shakespeare. Per noi ancora Omero, Odissea, Iliade. Ma veniamo al presente. Ci sono narratori oggi che, molto lontani dal darci un prodotto con cui perpetrare il mondo, bloccarlo e consegnarlo, molto lontani da questo, rendono sostanzialmente inservibile il mondo. Voglio dirlo molto chiaramente, solo i narratori che rendono inservibile il mondo costruiscono il futuro. Gli altri ci aiutano a vivere meglio nel presente, a acquisire una forza, ad essere solidi, a essere civiltà. E se noi non abbiamo questa forza, guardate, il futuro è fuori dalla nostra portata. Ci vuole una specie di forza conservativa, un punto in cui spingere per andare verso il futuro. Dopodiché, la forza dinamica dell'andata verso il futuro è data dalle narrazioni che rendono inservibile il mondo. Le narrazioni che rimangono accese, non quelle che, come il messaggio pubblicitario proprio ti prende, raccoglie un certo mondo, vi confeziona insieme, ti deposita, ed è giusto che sia così. Ma ad esempio un romanzo, nella tradizione del Don Chisciotte di Madame Bovary, è già meno giusto che sia così. Può anche essere questo. Ma ad esempio io leggo più volentieri quelli che lasciano finito il libro, il mondo è aperto. Ci sono molti libri che io purtroppo mi accade di leggere che nemmeno finito il libro il mondo è già chiuso. In 10 pagine escono. Tu sai che lì sotto ci sarebbe un crepitare di complessità, ma bastano 20 libri di un libro mediocre per. C'è più niente. Ma i libri invece che sono, parlo dei libri perché è il mio mestiere, ma si potrebbe parlare di film, di musica, di allestimenti teatrali. C'era molto di quanto io dico, credo, nelle parole di Valerio Corsetti. Beh, le narrazioni che io amo di più, i libri che amo di più, quelli quando ho finito il libro e ogni pagina in cui vado avanti, ogni pagina che leggo il mondo è meno servibile. Ogni pagina che leggo riesco meno a tenere insieme il mondo.
E secondo me questa, e solo questa, è la dinamica verso il futuro. Ultima cosa, in cosa possiamo riconoscere dove la narrazione ha questa forza qua? Difficile, molto difficile dirlo. Qualcuno ha detto, ma i contenuti non conteranno niente. Contano, ma alla fine, guarda, dovessi dire che in questo momento è dai contenuti che io traggo l'impressione della narrazione che imprime questo movimento di distruzione del presente e ti scaraventa in un futuro. Ho in mente una cosa che molto velocemente cerco di spiegare, ma so che è difficile da capire. Però io ho cercato di capire gli scienziati, eccetera, ho cercato di capire voi che vivete nella rete, per me è uno sforzo enorme, no? Qui, allora, parte inverso e provate a capire me. La differenza sta nella voce. La voce è quello che incrina il mondo. Vi faccio un esempio tecnico. Adesso io andrò a casa, mio figlio, mia moglie, eccetera, mi chiederanno come andate, come... no. E io cosa dirò? Dirò, guarda, ho conosciuto uno, ho sentito una che mi ha raccontato una storia sull'aviaria, no? Ma il baricentro, cioè la prima cosa che io dico è ho conosciuto uno. Cioè la cosa che mi colpisce... La storia può essere bella quanto volete, ma la storia... Ma è quello che la racconta che ogni tanto tu. E io oggi ho sentito molte storie, giuro, me le dimentico, non riesco a raccontarla perché poi non mi ricordo la viaria da dove veniva, da est, che ne so. Ma non dimenticherò la faccia della signora che l'ha raccontata. E quando dico voce, intendo dire quello che noi nei libri forse chiamiamo... In realtà la chiamiamo voce, ma una volta si chiamava stile, ma noi amiamo chiamarla voce perché è fatta di molti elementi, diciamo. Però è l'irripetibilità di quell'unico caso nel pianeta che in quel momento si sta muovendo davanti a noi. Magari sta raccontando una storia anche curiosa, ma no. Ma lui può essere pazzesco. Allora metto insieme come vestita, quando trapela un attimo, vedi l'insicurezza che gli viene fuori, da, no? Cioè, sono come fosse delle piccole... No? Altre volte invece il totale controllo, il modo in cui parlano, l'accento che viene fuori. Vedete, questo è proprio il cuore della narrazione, è il narratore orale, no? Il narratore orale, lui Era memorabile. storia, insomma, ma è lui. È lui che... Lui toglie la storia, non è più niente, quando poi va a cena dopo è un vecchio, però... Ma lui mentre racconta la storia, lì è una voce. Allora, se devo dire cosa a me pare che in questo momento abbia una vera possibilità di incrinare il mondo con la forza della narrazione, che è maggiore della forza del ragionamento in questo momento, penso a quelle voci che tu ascolti e non esistevano un attimo prima, e nell'ascoltarle tu intuisci un mondo di cui ignoravi l'esistenza. Non so, in termini letterari io faccio un esempio che servirà poco perché non è molto letto, però è molto semplice, perfino ordinario. C'è uno scrittore cileno che si chiama Bolaño, è stato pubblicato anche in Italia questo libro, 2666, due volumoni così. Le storie che sono contenute in questo libro, non dico che non me le ricordo più, ma insomma, non sono le storie di García Márquez, ecco, ve lo assicuro. Larghe zone di questo libro... Pur essendo un libro molto narrativo, sono in piedi su un'assenza di storia. È molto narrativo ma senza storia, non so come spiegarlo, ma insomma, non è quello, è la voce. La voce è pazzesca. Mai sentito una voce simile prima. È una voce che colora il mondo di un modo che dico, oh, è un tipo di luce, di flusso di luce, che è differente. E lì il mondo... Perché io non lo spiego quello, non riesco a spiegarlo. E però so che in quella luce io vedo cose che prima non vedevo. Futuro. Quando arriva un mio allievo e mi dice 22 anni, che scriverà fra 10 anni, cosa devo leggere, cosa ci sarà, quale sarà il futuro? Bolaño. Naturalmente anche Flaubert, perché tutte le volte che questo è successo, cioè che una voce incrinava il mondo e lo sfasciava, beh, storicamente ce lo ricordiamo, no? È come la data del matrimonio, la data del battesimo, cioè, allora, anche quello, però oggi... E poi gli facciamo i corsi sull'host, però se lui mi chiede io non gli dico l'host. Perché una cosa che capite tutti della fiction televisiva, che è indubbiamente da un punto di vista tecnico il meglio che la nostra civiltà sta producendo, virgola, qual è la voce di l'host? Non c'è. Non c'è. È un prodotto impersonale.
Qualcuno sa il nome del regista della puntata di Lost? Cioè, il regista è la voce, nella televisione, nel cinema. Mentre invece noi, in altri ambiti di quello che facciamo, addirittura, diciamo, si è andato a vedere il Goldoni di Barberio Corsetti. Cioè, vedete la confusione? Perché è talmente più importante la voce della storia, perfino dell'autore, e lì è voce proprio, che poi nel loro mestiere diventa spazio, luce, tempo, corpi. Vabbè, nel mio mestiere invece la voce è proprio una cosa fatta di parole, di suoni, no? Io tendo a pensare che quel tipo di narrazione, dove la voce è forte, è il tipo di narrazione che dobbiamo tenerci molto strette, che dobbiamo in qualche modo anche difendere. E tendo a riconoscerla soprattutto in alcune forme di narrazione. E non la riconosco proprio, non la vedo in altre. Per cui, magari sbagliandomi, mi oriento. Quel che penso che si debba fare sia difendere in qualche modo le voci. Guardate, io oggi che ho sentito questa marea di narrazioni, no? Dovrebbe essere il giorno del mio trionfo, perché 15 anni fa, quando dicevo la narrazione, dicevo, ma quindi sarebbe già. Invece sento soprattutto questo istinto di ragazzi, cioè lasciamo spazio perché possa accadere. Cioè, se tutto diventa narrazione siamo fregati, vorrei dirvelo. Vorrei dirlo che quando arriva uno e mi dice raccontami un po' cosa fate a scuola. No! Dimmi cosa fate a scuola, spiegami cosa fate a scuola. Cioè va difeso nel galateo minimo il fatto che la narrazione è uno dei gesti, se diventa l'unico gesto che noi facciamo, se il mio macellaio mi dice vorrei disporre in modo narrativo la carne, ah no, metti le carni in modo da venderle, ma cioè, dobbiamo proprio fare resistenza, possiamo lasciare che tutto, e questo perché per salvare la voce, che è come la foca monaca, cioè bisogna lasciargli lo spazio perché possa vivere, se no soffochiamo completamente tutto. Quindi, traducendo, vorrei inclinarvi tutti a una sana educazione, alla misura nell'istinto alla narrazione, proprio perché è un gesto importante e in cui credo profondamente. Grazie.